tutti, benvenuti in questo nuovo video dove adesso ho i capelli fatti. Scusatemi se sono solo pettinatissimo, ma hanno preso una piega mossa oggi. Allora, sono in questa inquadratura un po' strana perché sono sul divano. Se vedete anche una bottiglia, è fighissima questa bottiglia, l'ho presa al sushi. Ah, dove ho preso la Pocca e guardate che bella, è bellissima, è slim. Allora, perché ho sete, quindi non mi sta vicino. Allora, prima di tutto ci tenevo a precisare una cosa, poi ci farò magari un video a parte. Allora, il video ASMR che è uscito, forse quando uscirà questo video sarà uscito già da un paio di settimane, quello dove appunto mi sono tinta i capelli, non è un video tutorial di come si fanno i capelli in casa, perché ovviamente non lo è. Semplicemente dovevo fare un roleplay, però avevo i capelli appunto che erano stinti. Visto che non mi sento a mio agio a fare il roleplay se non ho i capelli ben fatti, dato che appunto, come vedrete poi nei video precedenti a questo, praticamente o successivi, dipende. Capirete che i video sono nuovi dalla mia faccia bianca, dei miei capelli rossi. Allora, praticamente, perché appunto non prendo più sole adesso. Praticamente mi sono rifatta i capelli perché dopo l'estate ovviamente la tinta me la rifaccio, non ha senso farmi la tinta d'estate quando vado al mare, in piscina, in altri posti, sole, si rovinano tutti i capelli. Infatti ho fatto il prima e il dopo. Volevo fare un roleplay, però non mi sentivo, diciamo, dovevo fare il roleplay di una ragazza che faceva la parrucchiera antipatica. Però non mi sembrava coerente fare la parrucchiera antipatica con dei capelli, tra virgolette, brutti, per non dire parolacce. Quindi ho detto mi faccio prima i capelli per non lasciare, diciamo, un buco vuoto nel canale ASMR. Il video in questione ve lo lascio qua sotto così lo andate a vedere se non l'avete visto. Molti mi hanno scritto sotto nei commenti, che alcuni commenti non sono nemmeno passati, li ho eliminati. Mi hanno detto che vabbè, il video era rilassante, è un video ASMR. Quindi ASMR, in inglese mio. I video ASMR sono dei video che poi sto cercando di spiegarli a tutti per far rilassare, non è un tutorial. Il tutorial è un'altra cosa. Se volete poi un tutorial di come si fanno i capelli fatti in casa, ve lo farò a parte. Perché ovviamente in quel tipo di ASMR è semplicemente stato fatto perché dovevo farmi appunto la tinta. Io, essendo scoperta di un video, ho pensato, visto che avevo guanti, avevo altre cose che potevano fare dei bei suoni. E molte ragazze mi hanno detto, sì, Sara, mi piace moltissimo il rumore del phon, tutti i rumori bianchi. Ho detto, perché non prendere... E quel video durava ben 57 minuti. Ho tagliato vari pezzi, proprio skippati, di come mi sono fatti i capelli in casa. Ma non è assolutamente un tutorial su come si fanno i capelli. Tanto che alcune persone mi hanno scritto perché il volume non era più alto. È un ASMR. Magari so che non tutti sanno cos'è un ASMR. Ma assolutamente non è un tutorial su come si fanno i capelli in casa. Ovvio ci sono vari pezzi dove spiego alcune cose, ma se volete un tutorial su come si fanno i capelli fatti in casa, lo farò a parte. Ci tengo a precisare che io ho anche un attestato di qualifica da parrucchiera. Ecco perché volevo fare poi anche il roleplay della parrucchiera, per mettere poi dietro diciamo il mio attestato. Quindi so farli perché so usare le miscele, perché so dosarli tipo nel video, non doso l'ossigeno, lo faccio d'occhio perché so farlo, perché sono anni che mi tingo i capelli. Una persona che lo fa per la prima volta non può farlo d'occhio perché se viene troppo grumosa o viene troppo liquida non mi viene la tinta. Ci sono delle cose da rispettare, tipo io parto da qua perché ho i capelli bianchi. Solitamente si parte da una linea e mezzo precisa, sono solo degli esempi, come il fatto anche che io prima uso un balsamo e me lo metto qua. Serve per smarchiarsi, come anche il fatto che tutta la parte successiva al tempo di posa, al perché io prima mi sono fatta la radice e poi le lunghezze, è differente. Per quali prodotti ho usato dopo, i nomi dei prodotti non sono stati detti, perché non è un tutorial. Detto ciò, andiamo avanti. Per fare la tinta fatta in casa, poi farò il tutorial fatto bene, servono dei prodotti apposta, ma la cosa migliore da fare è sempre comprare tinte già pronte, perché se non sapete le dosi, come faccio io ad esempio, io so le dosi, quindi mi compro il colore puro e l'ossigeno. Però se non sapete le dosi, meglio prendere quelli già pronti e fatti. Tra l'altro io ho capelli bianchi, ecco perché mi viene così bene il rosso in testa. Quindi, sono pieni di capelli bianchi. Quindi per coprirli, in effetti la faccio più bianca. Strano. Comunque,
e mi tengo anche le sopracciglia, cosa che in teoria non c'è scritto di non fare, infatti lo faccio per ultimo, quando poi il tempo di posa è minore, anche perché le mie ciglia sono diverse. Se lo fate su delle ciglia bionde, le ciglia vi cadono. A parte il fatto che la tinta nelle sopracciglia dura un po' di settimane, poi va via, non è come i capelli. Io lo faccio perché mi piace, perché le mie sopracciglia normalmente sono più chiare ancora dei miei capelli. Per fare la tinta fatta in casa, la cosa migliore da fare, secondo me, è comprarsi una tinta già fatta. Di quelle che trovate nelle scatole, unite insieme due prodotti, li miscelate e via. Semplicemente quell'ossigeno che attiva l'ammoniaca e fine. Se volete invece farla a casa, è tutta un'altra storia. Cioè, dipende anche dai vostri capelli, da tante cose. Ci vogliono comunque degli strumenti appositi, non è che prendete una ciotola, un pennello a muzzo e lo fate. Infatti, le tinte fatte in casa 9 volte il beccuccio, che il beccuccio serve per metterselo così e poi girare i capelli, mescolate tutto e vengono più liquide. Io col pennello l'ho fatto la veloce, ma voi non vedete che faccio tutti i settori della mia testa, come mi sono anche fatto tutto dietro per fare anche dietro, perché io sono rasata, se no qua non mi veniva. Il tempo di posa poi è irrisorio, cioè nel senso che quello che c'è scritto sul tubo non è uguale a quello che è reale. Io lo so perché ho fatto appunto il corso, quindi ho fatto prima la radice per un tot di minuti e poi ho fatto le lunghezze, scaricando il colore su tutte le lunghezze. Se usavo qua il 40 volumi con un rosso, mi veniva ramato, mi sarebbe venuto così rosso. Quindi ho usato tempi di posa diversi. Qua il colore è stato una ventina di minuti, su tutta questa parte qua è stato quasi 40 minuti, ovviamente dopo un tot di tempo. Poi il colore ovviamente si secca, quindi poi ci vuole tutto diciamo, una preparazione per togliere anche il colore, perché comunque non bisogna rimanere macchiati né scavarsi la faccia per toglierselo. Io ho cambiato 3 volte i guanti, poi comunque c'è da fare tanti tanti shampoo per togliere tutto il colore in eccesso, perché ne ho messo tanto anche per riempire appunto tutti i buchi vari, avere un colore uniforme, perché se no non era uniforme. C'è un procedimento lunghissimo che comunque io ripeto, se vorrete poi che un tutorial ve lo farò, ma non è un tutorial quello, è una ASMR. Visto che vi piaceva molto comunque alcuni tipi di suoni, ho cercato di metterli insieme. Poi, visto che sono rimasta in tema, non so come che me lo posso dire, però va bene lo stesso, vi volevo mostrare quello che io uso per fare i capelli. Che è questo qua, che ho preso da Lil Poise. Quindi vi faccio anche l'unboxing, non so come, cioè l'unboxing, non è un unboxing, è un video haul più spiegazione. Non so come lo chiamerò. Comunque io tratto i miei capelli con molti 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 prodotti. Perché? Perché i miei capelli appunto sono trattati, quindi per averli lunghi, diciamo, e non averli appunto, se vedete il prima e il dopo del video che vado a semere, noterete che questa fine qua era tutta secca. Adesso non l'è più, perché io uso moltissimo diciamo gli impacchi, le maschere. Uso ma le, sia le maschere a secco, sia quelle, cioè le maschere a secco, senza risciacquo, sia molto le maschere nutrienti per i capelli. Uso molti spray protettivi, uso gli shampoo appositi, magari a volte uso anche le spazzole, anche la spazzola fa tutto fa nei capelli. Poi uso appunto, in estate ho usato sempre uno spray protettivo per i capelli, che era quello della Johnson's Baby per i bambini. Perché quelli per gli adulti costano cari. Però per i bambini lo spruzzavo sempre, per evitare che i capelli si distruggessero. Poi faccio molti impacchi, vi faccio vedere quello che prendo. Allora, io ho scoperto questa linea, che è anche il mio shampoo. Che il mio shampoo ovviamente è il melograno, perché è per i capelli colorati. Questi qua sono tutti sempre da Vital Care, e uso alternativamente. Questa qua è il cocco, che ha un odore fantastico. Che anche se sembra piccola, non lo è. Io ci faccio 2 volte la maschera con questo. E prima di questa qua ha cocco pestato di zenzero e per i capelli da normali a secchi. Quindi è perfetto. Ovviamente non mettetela sulla radice, no. La mettete su tutta questa parte qua, che è staccata lontana dalla vostra cute, e poi li pettinate e la lasciate in posa per un paio di minuti, dipende come sono i vostri capelli. Io la lascio il tempo che mi tolgo i nodi, quindi più o meno 10 minuti buoni. Li pettinate con un pettine e niente, li lasciate un po' in posa e poi li sciacquate. Allora, questo qua è appunto il cocco, io la uso in 2 volte, praticamente si apre dalla linguetta che trovate qua o all'inizio, dipende, e io ne uso metà più o meno, anche per quando faccio la tinta, la uso ogni volta che mi lavo i capelli.
Ho questa qua al cocco che l'odore mi piace tantissimo ed è molto morbida. Vedo qua c'è scritto: rende i capelli, sono i capelli forti, morbidi, luminosi, protetti a lungo. E boh, fine. Questo è un po' un minuto di sciacquare accuratamente. Io ovviamente non per un minuto, il tempo che me li metti. Costano tutte lo stesso prezzo, che se non sbaglio, perché erano in offerta l'altra volta, questa volta no, però io le prendo lo stesso. Ah, ecco, 98 centesimi l'una. L'altra volta erano 48 centesimi quella al cocco, infatti non ce n'era più. Ho preso uno per tipo, perché l'altra volta le ho prese, visto che erano scordate tutto, tutte, perché ci sono vari tipi. Questa qua al kiwi mi ha sorpreso, perché io non adoro il kiwi, ma questa ha un odore fantastico. E kiwi più fito estratto purificante, non mi chiedete cosa vuol dire. Rivitalizzante e fortificante. Capelli fragili e spenti. Io devo dire che mi sono trovata benissimo con questa, va bene per quando cani, datemi tregua. Quando i capelli sono molto molto spenti, cioè molto secchi. Cioè, tipo per l'estate io devo usare solo questa, secondo me. È fantastica, poi l'odore è buonissimo. Che questa ci ho fatta due volte, tranquillamente. E poi ho riscoperto, dopo la tinta, questa al mango. Questa qua al mango più cheratina, per tutti i tipi di capelli. È fantastica perché rimane molto burrosa. All'odore non mi fa impazzire, sono sincera. Però devo dire che fa il suo lavoro. Quindi alla fine se fa il suo lavoro, l'odore non mi fa impazzire, però tanto è mescolato con la tinta, un giorno va via. È ottimo per dopo che uno ha fatto la tinta, il colore, il mesh, perché è molto burroso, vi ripeto, ma è molto... Non dico unto, ma è molto spessa. È fantastica. Diciamo che da tutte le volte quella al cocco. Anche in estate è fantastica. Se invece volete una cosa più perché va secca, per i capelli secchi, questa. E dopo il cocco c'è questa qua. Se invece volete curare i capelli, ce l'ho in bagno. Devo ancora usarla. C'è quella anche il melograno, che è fatto proprio per i capelli colorati. Che quella avevo usata. Se invece volete tenere di più il colore, io le uso alternativamente tutte. Cioè, quando ovviamente adesso finirò quella al mango, poi userò quella al melograno e poi ricomincerò col cocco, il kiwi in base a un po' come mi trovo. Ovviamente cerco di finire la bustina perché sennò si secca. Alternativamente le uso tutte e poi tra l'altro le appendo nella doccia perché hanno una cosa qua che si appende. Poi sono anche comode, sinceramente, mi trovo abbastanza bene. E anche perché sinceramente queste qua è vero che le pago 1 euro l'una, però alla fine mi durano, tre bustine mi durano per 6 lavaggi. Il barattolone gigante lo spreco, ho scoperto, ed è costa caro, sinceramente, quello che piace a me. Quindi in questo momento ce n'ho anche un altro di balsamo che è all'avocado, però sinceramente non mi trovo bene. Cioè, se devo farmi una doccia veloce o queste cose qua lo uso, ma non mi sono trovata bene, perché mi trovo bene con questa marca qua. E tutte e tre, appunto, lo pagate 98 centesimi. A volte ci sono gli sconti, adesso è in sconto lo shampoo, che lo shampoo ce l'ho a meno grammo, però c'è anche al cocco, al kiwi e appunto a tutti i tipi. C'è il balsamo con il relativo shampoo abbinato che adesso costa 2,40 euro se non sbaglio. Contate che è un flacone così. È grosso, non è piccolo per niente. E c'è adesso in sconto su da Lilla Pois. Se vi capite di andare, andateci a prendere lo shampoo. Io non l'ho preso perché ce l'ho ancora. Mi dura un bel po' di tempo. Contate che faccio anche due o tre shampoo, dipende quanto i miei capelli sono sudici. Per la tinta ne ho fatti tre, perché appunto erano molto molto carichi di colore. Ovviamente li ho sciacquati prima con l'acqua, poi ho fatto tre shampoo più che altro per togliere tutta la cosa di Robin Hood che avevo qua. E niente, spero che questo video vi sia servito, vi sia piaciuto, troverò un titolo. E niente, spero che i miei capelli vi possano piacere. Se vi interessa avere il tutorial reale di come si fanno i capelli fatti in casa, c'è la tinta, i capelli vi crescono normalmente. Scrivetelo sotto nei commenti, vi farò il tutorial, se no ci vediamo al prossimo video. Ciao!